Cari amici di Cani e Gatti e Compagnia, benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato agli animali. Allora, oggi parliamo di una razza davvero bellissima, super simpatica. Sto parlando dei West Highland White Terrier. E pensate un po', qui in studio oggi avremo un'allevatrice e il rescue. Perché? Perché se si ha l'amore per una razza, se si vuole collaborare, si ha veramente la passione, si può collaborare e bene, andando oltre, come posso dire, gli screzi, perché spesso a volte l'allevamento e il rescue sono un po', posso dire, in contraddizione. Ma oggi capiremo che se si ama davvero una razza si può collaborare. E ve le presento subito. Abbiamo Laura Manenti, presidentessa del rescue dei West Highland White Terrier, e Maria Giulia Giacomoni dell'allevamento del bianco arancio. Benvenute e grazie. Grazie. Grazie a te, grazie. Natalie. Allora Laura, tu sei già stata nostra ospite, eri già venuta qui in studio a parlare della tua Onlus, della tua associazione di Westie. Ma secondo te, Laura, come mai allevamento e rescue non devono essere in conflitto? Ma perché quello che li unisce è proprio l'amore e la passione per questa razza. E quindi noi soccorriamo i cani in difficoltà, ma al tempo stesso amiamo la razza, e senza allevatori la razza non esisterebbe, ma promuoviamo un allevamento serio e responsabile. Poi ci sono allevatori anche ancora più sensibili, che non pensano solo al commercio dei cani, bensì allevano per passione. Quindi è un discorso molto diverso parlare di puppy farm piuttosto che di un allevatore serio che studia le linee di sangue delle razze per produrre cucciolate sane, equilibrate e in standard. Perfetto. Tra l'altro il vostro rescue è anche un po' atipico, nel senso che i vostri cagnolini stanno tutti all'interno di famiglie, non vengono messi in pensioni. Sì, noi non abbiamo una struttura e non vogliamo averla. Perché quando ritiriamo i cani, gli stalli casalinghi li aiutano di più a guarire, perché si sentono più accuditi, e ad inserirsi nell'ambiente dove poi vivranno, ovvero una casa e una famiglia. Ecco, il rescue nasce anche perché determinate famiglie, quando portano a casa un cucciolo di una determinata razza, poi spesso se ne stufano. E quindi qua intervenite voi, lavorate voi e cercate di aiutare questi cani per poi avere una nuova famiglia, una svolta nella loro vita. Anche in questo caso è molto importante conoscere il carattere di una razza prima di decidere di acquistare o adottare un cucciolo, perché il Westie sembra un batuffolo bianco, ma in realtà ha un gran carattere e infatti appartiene alla famiglia dei Terrier. Quindi, quando il cucciolo cresce, possono subentrare delle difficoltà di gestione ed il cane, a quel punto, avere anche dei problemi comportamentali, o comunque la famiglia essere in difficoltà, e a quel punto arriva la rinuncia padronale, purtroppo. Noi ritiriamo il cane, verifichiamo che sia un cane equilibrato e selezioniamo la miglior famiglia per lui. Perfetto, adesso chiedo invece a Maria Giulia, conosciamo un po' questi Westie, perché ne abbiamo parlato dell'importanza del rescue, di queste associazioni che al giorno d'oggi nascono per aiutare questi cagnolini di razza, perché nei canili purtroppo non solo si trovano meticci, ma anche tanti cani di razza. Tanto. Però conosciamo un po' la razza, perché chiunque ci stia seguendo, se magari fosse interessato ad avere uno di questi cagnolini, è giusto che li conosca a fondo prima di prendere una decisione, proprio come diceva Laura. Vieni, Tor. Perché loro hanno un carattere che non è proprio... No, infatti Laura diceva che appunto si tratta comunque, esatto, di terrier. Il terrier originariamente era un cane da caccia. Quindi sappiamo che i cani da caccia devono avere un certo tipo di indole, sono cani tenaci, sono cani robusti, sono cani di carattere. Infatti quando delle persone mi chiedono, ah, ma può andare bene per i bambini, ha un cane adatto, io diciamo che solitamente ci penso un attimo, ecco, perché ovviamente essendo cani di carattere possono andare bene per i bambini, comunque sono cani di taglia piccola, sono cani che sanno essere affettosi e quant'altro, ma sono cani terribilmente permalosi, ma a livelli veramente molto alti, e comunque sono cani tosti, quindi vogliono il loro rispetto, vogliono i loro spazi, e quindi è giusto rispettarli. E purtroppo non sempre magari il bambino
può sapere il fatto di cosa voglia dire il rispetto nei confronti del cane. E dovrebbe essere ovviamente il genitore ad insegnarlo, però per il resto è una razza favolosa, sono di parte, però è una razza incredibile. No, ecco, è importante che comunque gli allevatori, quando una persona, una famiglia si avvicina a una determinata razza, dica prima di tutto gli aspetti negativi, esatto, perché poi d'accordo. Quelli positivi, se uno è convinto, vengono nel tempo, esatto, gli aspetti positivi e solo. Ce ne sono tanti, però sì, è giusto informare secondo me un futuro proprietario, una futura famiglia, ovviamente di quali possono essere i pro e i contro della razza, quali possono essere magari i problemi che possono affrontare nel tempo, a livello di carattere, a livello di tutto. Quindi è bene documentare, anzi prima documentarsi, perché comunque io apprezzo molto una persona che mi chiama e prima si è documentata sulla razza. Non mi piace, magari vorrei quel cagnolino bianco. Quel cagnolino bianco a me non vuol dire niente. Lo conosci il cane bianco? Ti sei documentato prima? Poi mi vieni magari a fare delle domande e io ti illustro tutto. Puoi vedere i miei cani possono vederli tutti, dal giovane piccolino all'anziano di 14 anni. Quindi possono vedere anche com'è l'evoluzione del cane, da piccolo, quindi ad adulto, ad anziano. Perché fortunatamente sono dei cagnini abbastanza longevi e quindi sono contenta anche per questo. Ecco, i tuoi cani vivono tutti in famiglia e quando nascono, nascono all'interno, esatto, delle mura domestiche. Cioè, secondo me è una cosa molto importante, proprio per una questione caratteriale. Io vedo che i miei cani, i miei cuccioli, quando li rivedo magari a distanza di qualche mese, perché spesso me li portano così a farmi un saluto, e hanno un carattere bellissimo, perché comunque si nascono e crescono in casa e quindi il contatto non solo mio ma tutta la mia famiglia, perché io tra le nette sono figlia d'arte, perché i miei genitori erano allevatori e sono tuttora comunque di setter inglesi, hanno fatto una grande selezione per quanto riguarda questa razza, che anch'essa è bellissima, e quindi comunque i miei sono sempre costanti nella loro vita, quindi sia da quando nascono, dal primo svezzamento, i cucci sono abituati a essere manipolati, come dico io, quindi sentono il rumore della ciotola che cade, i giochini, sentono anche i cani adulti che comunque sono sempre presenti attorno. Abbiamo ovviamente una nursery dove loro stanno, certo, nel loro ambiente, però comunque il contatto, magari dopo il primo vaccino e quant'altro, col cane adulto c'è e imparano tanto dagli adulti. Io vedo spesso che magari avere il secondo cane, il secondo West, è più facile che avere il primo, perché il secondo impara dal primo, quindi diciamo che è tutto un circolo. Casa, ecco. Esatto, infatti. Ecco, so che entrambe volevate sottolineare l'importanza del pedigree, sì, e far capire che spesso quando decidiamo di prendere un cane di razza, magari guardiamo su internet e cerchiamo gli annunci dove i cani costano di meno. Certo. In realtà, se un cane costa di meno, non è un affare che ci stiamo portando a casa. Esatto. C'è sempre un risvolto della medaglia e soprattutto in questi casi spesso manca volentieri il pedigree. Esatto. Dunque, il pedigree sembra che sia una cosa stranissima, cioè quasi una richiesta, come voglio il pedigree perché voglio assolutamente andare in esposizione. Ma veramente non è quello il punto. Il pedigree cosa mi fa capire? Che cos'è? Un foglio, descriviamolo, così ne, certo, abbiamo un'idea. È un foglio rettangolare, quello italiano perlomeno, dopo ci sono anche i pedigree esteri, eccetera. È un foglio dove c'è scritto il nome e l'affisso, nel caso in cui ci sia l'affisso, del mio cane. C'è il numero di ROI, che quindi è la registrazione all'ENCI di Milano, quindi all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Abbiamo il numero di microchip. E poi abbiamo ovviamente tutto il suo albero genealogico, quindi io grazie al pedigree posso sapere chi è il padre, chi è la madre, chi sono i nonni, i bisnonni e anche i trisnonni. Se magari sono stati precedentemente campioni di bellezza più o meno, c'è a chi non importa, per carità, non tutti devono fare esposizione di bellezza. Però il pedigree è importante, ma per sapere appunto da dove viene il mio cane. Il mio cane viene da dei genitori sani, ha dei nonni sani. Io per esempio quando faccio i miei accoppiamenti, mi metto un pedigree da una parte e uno dall'altra e studio, perché comunque è anche uno studio. Guardo chi sono i genitori, bene, è ovvio che cerco sempre di accoppiare con cani che non hanno ovviamente problemi patologici, genetici e quant'altro. Quella è la prima cosa, immagino. Per forza, lo davo praticamente per scontato. Però ovviamente è molto importante sapere da dove vengono. Io lavoro anche a livello morfologico, perché comunque vado in esposizione di bellezza, mi piace il cane comunque esteticamente anche nello standard, quindi guardo anche queste caratteristiche, magari non so, la mamma può essere di più piccolina, il papà più grosso, possono essere degli accoppiamenti ovviamente giusti. Quindi per me il proprietario deve richiedere proprio come suo diritto il pedigree e non deve esserci differenza di prezzo se averlo o non averlo, perché il pedigree a noi lavatori costa veramente quasi nulla.
quindi sì, non, chi chiede magari tanto di euro, in più, ecco, tanto per far esatto, capire, non sono poche centinaia decine di euro che no, possono far variare infatti, il prezzo. Mi viene però spesso chiesto, francamente, ma se è senza pedigree posso risparmiare? Il pedigree non è quello che incide, incide la selezione che c'è prima del pedigree, è quello che incide, ecco, magari su un discorso di valore anche del cane. Anche perché dobbiamo anche un pochino imparare a valutare gli accoppiamenti che ci sono, certo, come dicevi prima tu, dietro al nostro cucciolo, perché spesso possono capitare degli accoppiamenti fra fratelli, tra esatto, padre e figlia. Questo non è soltanto strano a livello contro natura, mettiamola così. No, anzi. Il cane potrebbe avere, molto probabilmente avrà dei problemi. Certo, perché ovviamente la stretta consanguinità è sbagliata, come ovviamente lo è a livello umano e lo è anche a livello ovviamente anche animale, quindi consanguinità può portare dei problemi. Quindi cerchiamo di evitarla, come la evitiamo? Guardando il pedigree, proprio chiaramente. Ecco, poi piccola cosa, nel senso, quello che non, magari non spendete per acquistare il cane, poi sono tutti i soldi che dopo dovrete mettere per curare il cane o quando salteranno fuori le eventuali malattie, sono cani che poi vengono abbandonati, perché immagino esatto, che ti sia capitato, Laura. Sì, diverse rinunce padronali proprio perché i proprietari non erano più in grado o non avevano più la volontà di gestire determinate patologie. Io dico sempre, prima di arrivare a certi livelli, piuttosto rinunciate prima al cane, pur di non portarlo a una gravità della patologia che mette sempre più in difficoltà l'animale, è sempre più difficile poi anche da recuperare. E basta. Sì, certo. Altra cosa, ma parliamo del Westie. Chi è il Westie? Com'è il carattere del allora, Westie? Qui ne abbiamo già un paio. A casa, esatto. Ecco, li possiamo avete presentare. Thor, certo, Brigitta volentieri, e Twiggy. E Twiggy, lei esatto, è stata adottata, Twiggy giusto, Laura? È un'adozione, sì. Era una ex fattrice, per cui anche i riproduttori a fine carriera hanno diritto alla loro pensione, tranquilli in famiglia, e questo è il caso di Twiggy, che è veramente dolcissima. Ecco. Invece, il Westie, com'è? Allora, loro per esempio sono dolcissimi, questo per è carità. Queste Thor e queste Brigitta, loro sono entrambi nati da me, quindi sono nati a casa mia, Brigitta ha un anno appena fatto, invece Thor ha 2 anni e mezzo. Sono cani per me meravigliosi, meravigliosi, e ovviamente possiamo parlare di un discorso caratteriale come dicevamo prima. Ecco, ma non... cosa prevede lo standard del Allora, Westie? Lo standard prevede innanzitutto un cane comunque robusto e di sostanza, un cane con un carattere gioioso e arzillo, questa coda che hanno tipica caratteristica, che è comunque sempre sulle 23, come dico io, esatto, e prevede che sia un cane che comunque sfida anche gli altri cani, ma soprattutto quelli più grandi, perché io per esempio ovviamente in casa mia ho anche dei setter inglesi, che sono dei cagnoni, ecco, hanno una bella stazza. E sono loro che comandano, eh? Sono loro che comandano. Io dico sempre, poveri setter, siete così buoni e dolci, e loro invece sono birichini. Però sanno anche essere incredibilmente affettuosi, e vi dico, Brigitte e Thor sono da letto, cani da letto, quindi sanno essere ovviamente dolcissimi, però vogliono anche il loro spazio. Quindi, per esempio, nel momento in cui vogliono dormire, non disturbarli più di tanto, quindi non prenderli in braccio, troppe moine. Quel momento lì vogliamo riposare ed è giusto così, rispettarli sempre, come dico sempre io. Ecco, la famiglia ideale per un Westie è una famiglia attiva, una famiglia attivissima. Io ho tantissimi miei, è brutto chiamarli clienti, ecco, amici, chiamiamoli amici. Certo. Che, bambini, cosa fate? Che per esempio amano tantissimo il trekking e la montagna, ma tantissimo. E infatti mi raccontano, mi mandano tantissime foto di miei cani che... ma fanno anche chilometri e chilometri di passeggiate, perché è veramente difficile stancarli. Sono cani molto resistenti, quindi. Brigitta, ciao. Resistenti e stancabili. No, sono veramente cani molto, molto attivi, gli piace il movimento, quindi sicuramente io consiglio una famiglia che abbia magari un bel giardino, che abbia comunque un bel ambiente idoneo per poterli far correre. È ovvio che dico, secondo me il Westie può anche andare bene in un appartamento, però ovviamente... metto le mani avanti e dico, mi raccomando, se il cane sta in appartamento, che abbia la possibilità nel weekend, la sera, di potersi sfogare, andare al mare, andare nei parchi. Ci sono tante possibilità in realtà, ecco. Anche perché un cane che non si sfoga, un cane, come abbiamo capito, attivo, esatto, c'è il rischio che poi in casa faccia diversi disastri. Esattamente, infatti. Loro hanno una caratteristica che io avviso sempre tutti quanti i futuri proprietari, io lo chiamo l'attacco di Westite. Non so se Laura è presente.
volte, hanno dei momenti in cui sì, hanno una specie di scaglia, proprio adrenalini, che iniziano a correre avanti e indietro, e proprio come se fosse un attacco, e mi fanno morire da ridere in quei momenti. Sono mesti incredibilmente simpatici. Parlavi anche... Si stanno sfidando. Sì, perché qua abbiamo invece un'altra femminuccia, non è una Westie. Non è una Westie. No. Questa è una Scottish Terrier, mentre i Westie ci sono solo bianchi. Esatto. Gli Scottish hanno invece diversi colori, tra cui il frumento, il bianco, il nero o anche il brindle. A volte gli allevatori di Westie allevano anche Scottish, per questo ci capita di ritirare anche degli Scottish, anche se la associazione dedicata nasce a una razza, certo, ma alle volte insomma aiutiamo anche chi ha bisogno. Certamente. E per quanto riguarda invece la morfologia, quando andiamo ad acquistare un Westie, cosa dobbiamo guardare? Cos'è importante? Cosa deve balzarci all'occhio? Dunque, ovviamente il discorso morfologico per molti fattori incide per chi ha intenzione di poter affrontare una carriera espositiva, ecco, e diciamo che lo standard prevede un cane comunque tozzo, un cane dal tronco corto, una coda comunque che sia proporzionata alla lunghezza del collo, una testa comunque piccola ma importante, possente. E, ecco, ti vediamo tra l'altro anche in esposizione. Sì, ero alla Mondiale di Milano quest'anno, che è stata l'esposizione, il World Dog Show a Milano a giugno, lì ero con Thor, infatti. Esatto, che ha vinto la classe intermedia, la classe libera, assegnandosi il CAC, esatto. E una cosa importantissima è la tessitura del pelo, perché ovviamente la tessitura del pelo deve essere un pelo ispido e gretto, con un ottimo sottopelo, e quindi fare una tolettatura adeguata è ovviamente importante. E tolettare il Westie non è facilissimo, ecco, veramente. Puoi impiegare quelle 4-5 ore, ma anche di più, ecco. Quindi immagino mantenere ovviamente il mantello in condizione, in ordine. Ehi là, cosa fate? Volete giocare? Ecco, e questo qui è importante, ecco, su per giù, queste sono le caratteristiche generali di quello che è comunque il West Highland, certo, White Terrier. Ecco, l'Expo, sicuramente raggiungere determinati risultati è una soddisfazione, certo, per un allevatore, però portare un cane in Expo, oltre all'aspetto morfologico, si valuta anche l'aspetto caratteriale. Esatto, infatti mi preme dire che l'esposizione ovviamente da molti non è vista bene, ecco, ci sono molte persone che non capiscono il motivo per cui io porto i miei cani in esposizione, che è pensano che sia un gran stress e quant'altro. Allora, secondo me ci sono persone che portano i cani in Expo e persone che portano cani in Expo, nel senso che io personalmente, quando porto i cani in esposizione, nel trasportino non ci stanno, perché porto sempre un recinto, quindi loro comunque sempre liberi di guardare, di abbaiare, di vedere persone e gente. E per me comunque è una conferma, perché per l'allevatore andare in esposizione dopo comunque aver affrontato un certo tipo di lavoro, una selezione e quant'altro, avere dei riconoscimenti e giudici che riconoscono ovviamente il lavoro che ho fatto è importantissimo. E il cane si può vedere anche dal punto di vista caratteriale. Un Westie comunque deve essere un cane temerario, che non deve temere in teoria nulla, e in esposizione si vede il loro portamento fiero. Infatti un fattore importante del giudizio in esposizione è proprio il movimento del cane. Il cane deve muoversi con scioltezza, essere felice, brioso, allegro, e questo è importantissimo, veramente importantissimo. Perfetto. Adesso ci guardiamo insieme la rubrica Tutti in riga con il comandante Aldo Taietti. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost. Adesso stiamo per entrare in galleria e facciamo passare in mezzo la gente e magari ci sediamo da qualche parte, o se incontriamo altri animali vediamo le varie problematiche. Ripeto sempre, bisogna tenere il cane, non bisogna fargli fare la pipì, non bisogna fargli annusare i pilastrini, altrimenti si mette a fare la pipì, e soprattutto cani grossi come questi qui bisogna stare attenti quando si incontrano le persone, perché tutti amano toccarli ma non sappiamo le risposte di questi animali. Allora, così come siete, avanti, fus!
Stay. Un'altra cosa importante è che se prima di volervi sedere al bar o entrare in un negozio, la legge italiana dice che tutti i cani possono entrare, però prima dovete chiedere al proprietario se vi permette di entrare. Non è che potete andare là e pretendere di mettervi là, no. Potete entrare ovunque se il proprietario ve lo concede. Se vi dice di no, non potete farlo. Avanti, fus. Ecco, noi stiamo facendo questa via, tranquilli. Il cane non deve essere mai lasciato in giro, anche perché altrimenti abbiamo grossi problemi. Facciamo il viale qua, dove ci sono negozi e dove già sento problemi con altri cani, che non sono i nostri. Occhio. Ecco. Ecco, là. Ecco, state attenti all'ordine. Ecco. Fermatevi, qui vedete che ci sono cani che arrivano con guinzagli, guinzaglietti, guinzagli, cani agitati, cani nervosi. La signora deve trattenere. Voi dovete proprio stare veramente attenti e imporvi. Se vedete i cagnetti piccoli in modo particolare hanno un modo di aggredire gli altri e provocarli. Voi che avete i cani grossi li dovete gestire. Calcolate che gli incidenti avvengono sempre tra cani piccoli e cani grossi. Perché? Perché i cani piccoli fanno un grande rumore, fanno un grande chiasso, abbaiano e provocano quelli grandi. In genere quelli grandi poi mordono sul serio, eh? Avanti, via. Guarda, qui c'è un bambino, allargatevi. Ce la fa una cortesia? Vuole passare qui in mezzo? Proprio al centro. Guardate, un bambino con la carrozzina. È importante, ecco. Grazie. Porta con il mantello rosso. Mantellino rosso è importante, eh? Stringetevi. Avanti, fus, ancora. Guardate che chiediamo al signore là. Fermatevi, stay. Ce la farebbe una cortesia, noi ci allarghiamo. Ci passa al centro. Allargatevi. Allargatevi. No, no. Se passa al centro da questi. Sì. Ecco, questo qui è subito. Abbiamo già. Lei, fermatevi. Aspetta un secondo, grazie. Abbiamo già un cane che sta avendo da lì il tuo. Ecco, mi raccomando, sono tutti un po' nervosi perché è ambiente di nuovo. Loro sono, preferiscono lavorare in ambiente militare, eh? Però in questo caso abbiamo chiesto al signore di collaborare con noi. Piano piano lui passa. La signora del rovare già si trova in difficoltà perché il rovare se ne vuole andare per i fatti suoi. Il tuo cane invece ha delle strane idee. Grazie. Guardate che aria che si dà questo tappeto qua. Con la coda di... Ragazzi, mi picchio, eh. Bravi. Grazie. Soprattutto teneteli bene, perché è importante, non devono aggredire, non permettetegli di controllare gli altri, altrimenti aumentano l'aggressività e diventano veramente pericolosi. Stringetevi, continuiamo il nostro viaggio.
ci sono dei signori con le biciclette, ecco, teneteli d'occhio, né? Perché se vi trovate in difficoltà quando c'è un cane aggressivo, c'è uno in bicicletta, c'è uno col motorino, vi fermate, stay sit, li mettete sul sit e tenete il cane più gestito, è più gestibile, va bene? Lo controllate di più, è veramente molto importante. Adesso proviamo ad andare là e chiediamo a un signore di provare ad accarezzarli. Venite, avanti, fussi. Ci dovrebbe fare una cortesia. Stai! Sì! Sono cani da droga, cani di salvataggio. Che... Ah, droga, seduto. Ecco, dovrebbe provare a toccare qualcheduno di questi animali. No, me Maya. No, cominciando da Terra Nova. Tocca a lei. Ecco, aspetti un secondo che spiego. Il signore ha la sigaretta in bocca. Vedete, c'è il fumo. Sapete che noi abbiamo alcuni cani che, come vedono il fumo, tac, immediatamente. È importante, quando una persona si avvicina, prima di cosa gli dovete dire sì, potete toccare questo cane, no, non potete toccare questo cane non ha le caratteristiche, no, tranquillamente può fumare, non ha le caratteristiche adatte per essere toccato e via via. Non è buono da mangiare. Allora il signore vuol toccare un cane e prima di toccarlo deve chiedere. Allora proviamo al Terranova, provi a chiedere al Terranova se può toccarlo. Ecco, guardate, lo va. Bravo, è stato bravissimo il signore, guardate, è veramente una cosa intelligente. Ha appoggiato, ha fatto un usare e l'ha toccato. È importante, chieda. No, il padrone gli avrebbe detto di no. Lei non ha cani? Ecco, il signore chiede continuamente e vedete che si sposta. Vediamo, venga a toccare il Rottweiler dalla signora. Lì non deve stare attento al Rottweiler, deve stare attento alla signora, venga. Che morde la signora. Adesso aspetta un attimo perché la signora morde, aspetti un attimo di toccare. Bravo, devi chiedere alla signora. Sì, devo chiedere il padrone. Bravo, ecco, perfetto, bravo, è stato il signore, è stato bravissimo, la ringraziamo. Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Volevate chiedere qualche cosa? Io ho 4 gatti, non mi intendo di cani. Devono poter convivere anche con i gatti, va bene? Bellissimo, bello. Avanti, fussi. Guardate, abbiamo un'ultima occasione. Stai, allargatevi. Ce la farebbe una cortesia di passare in mezzo? Noi li allarghiamo. Aspetti. Stai, sì, che ci spieghi che razza è? È un Cairn Terrier. Cairn Terrier. È un animale che sicuramente è un duro, non è un morbidino. In questo momento, guardate, lì ci sono dei cani particolari e il signore lo fa passare. Via. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. State attenti, Bravi, state fermi che passa anche la macchina. Ecco, facciamo i nostri saluti. Ecco, vedete che nelle difficoltà già cominciano ad abituarsi a vedere le persone, a muoversi. Ottimo, ottimo. Allora, anche questa puntata è finita e ci vedremo prossimamente.
Bentornati qui in studio, adesso ci guardiamo insieme un servizio dedicato all'osteopatia applicata ai cavalli insieme al dottor Matteo Ercole. Buongiorno, oggi vi presenterò la valutazione osteopatica in presa diretta e poi facciamo delle considerazioni per quanto riguarda un autotrattamento da poter fare a casa ognuno con il proprio animale, con il proprio amico. La prima base fondamentale è la valutazione degli appiombi, che sono le posizioni del cavallo, quindi in asse sui propri arti, e quindi i due anteriori e i due posteriori. Un trucco che si guarda sempre è di poter valutare i due cerchi che si formano all'interno dell'anteriore, che possono essere di diversa conformazione. In base alla conformazione, un buon professionista sa già come può essere atteggiato l'animale o meno. Viceversa, sulla parte laterale possiamo valutare quali che sono le parti in carico, se ci sono delle anteposizioni o delle retroposizioni dall'anteriore. E questo ci può far già avere delle considerazioni su quali che sono i toni muscolari, perché un arto possibilmente anteposto piuttosto che retroposto crea delle retrazioni piuttosto che delle ipotonotrofie oppure dei condizionamenti posturali a livello vertebrale. La valutazione si fa anteriormente, di lato e posteriore all'animale, per poter capire asimmetrie. Quindi quello che in osteopatia viene descritto come TART, che è tensione anomala, quindi sulla palpazione risulta una tensione anomala, l'asimmetria, quindi un qualche cosa che risulta diverso da un emilato rispetto all'altro, controlaterale, la restrizione di mobilità, quindi dopo nella valutazione in dinamica si capisce se ci sono delle restrizioni, e i tenderness, che sono i punti dolorosi che si vanno a palpare. Come nell'osteopatia o comunque nel trattamento umano, adesso sono abbastanza di uso comune i trigger point, quindi i punti dolorosi. Una piccola considerazione: quando si va a palpare un punto doloroso bisogna rendersi conto che c'è una zona irradiata, quindi magari utilizzando un punto noi andiamo a irradiare il dolore in altre zone e dobbiamo essere bravi a capire quale di queste zone stiamo irritando. Dopo esserci fatto un quadro, con l'aiuto ovviamente del veterinario, quindi il quadro clinico che non presenta patologie, l'intervento dell'osteopata va a valutare quelle che sono le riduzioni delle mobilità e quindi si va a creare quello che è una nuova mobilità di lavoro, una nuova stimolazione per l'animale. Questo per l'osteopatia è basilare perché vige la legge dell'arteria, che dice che l'arteria è primaria, quindi è suprema su tutto. Se c'è una buona liberazione arteriosa, una buona circolazione, il principio di autoregolazione crea quelli che sono i parametri per l'omeostasi, quindi l'equilibrio. In più, quello che ha una mobilità crea un interscambio fluidico tra i vari tessuti e quelle che sono i particolari lavori per uno stato di benessere. Dopo esserci fatto un inquadramento visivo, chiediamo al nostro collaboratore di far camminare il cavallo, quindi a mano destra e a mano sinistra, mi fai per favore un paio di giri. E qui andiamo a osservare quali che sono gli atteggiamenti del capo piuttosto che del rachide cervicale, dorsale e lombare. Quindi quali che sono varie restrizioni, vari atteggiamenti, per un motivo che vi dirò in seguito. Lo svolgimento del passo, come si atteggia, come si muove, se ci sono delle zoppie particolari. Atteggiamenti della coda e restrizioni. Durante la valutazione una domanda che viene fatta molto spesso è se ci sono cicatrici presenti.
in quanto una cicatrice ha sempre un fulcro concentrico di forze. Mettiti pure di qua, per favore. Quindi se io ho una convergenza di forze ci sarà una restrizione fasciale e quello che è il movimento sarà limitato. Dopodiché andiamo a valutare a livello palpatorio come si presenta il nostro cavallo. Si fa uno screening generale palpatorio fasciale per capire se ci sono zone più dense o meno dense. Si fa un ascolto, quindi un approccio fasciale prettamente, che è un ascolto di quelle che sono le fasce, i vari distretti e i vari strati, cercando con una tecnica tipicamente osteopatica quello che è la direzione della fascia. E inducendo quali che sono delle induzioni secondo l'osteopatia di Tricot che mi creano un ritorno a livello fluidico. Ad esempio in questa zona tutta la sua fascia mi porta verso la parte cervicale, la parte anteriore. Dando una direzionalità di quello che è la valutazione, incomincio a discriminare, quindi si va a discriminare zona per zona in base a quello che la struttura ci porta a dover esaminare. La parte anteriore è fondamentalmente regolata da quella che è la regione cervicale, con tutta la parte vertebrale, il legamento nucale e soprattutto il massiccio cefalico. Bisognerebbe fare probabilmente una trasmissione di 20 ore per parlare dell'articolazione temporomandibolare di tutta la parte buccale del cavallo, ma non è questo, penso, il contesto giusto. Si va a valutare quali che sono densità piuttosto che restrizioni di quello che è la regione posteriore. E questo è un lavoro che può essere fatto da chiunque, perché una mobilizzazione di questo tipo indiscutibilmente può dare sicuramente agio ad una regione che è fortemente sollecitata quando il cavallo viene montato, viene lavorato, perché è la regione di sostegno della parte cranica. Il massiccio cefalico ha un peso molto alto, ovviamente correlato da una struttura particolarmente forte, che è quella cervicale, però tensioni nucali piuttosto che tensioni suboccipitali o nelle regioni vertebrali sono molto tipiche. Una limitazione, ad esempio, di una vertebra o una lateralità vertebrale implica una riduzione di quella che è la facilità di lavoro a mano destra o a mano sinistra, quindi una lateralità a sinistra del cavallo limiterà la flessione laterale a sinistra, quindi magari chi ci chiama dice che lui ha difficoltà a lavorare da un lato piuttosto che dall'altro, e questo potrebbe già essere motivo di indagine. Sulla parte fasciale si creano compressioni, che sono già tecniche preparatorie per quanto riguarda o una manipolazione vertebrale piuttosto che un altro tipo di lavoro. Dopodiché si va a valutare quello che è la mobilità. Con questa tecnica utilizziamo quella che è una valutazione di una mobilità, cioè della mobilità che ha un distretto anatomico rispetto ad un contenitore. La motilità è il movimento intrinseco proprio di un organo, di un viscere, piuttosto che di un tessuto. Una precisazione va fatta, che esistono correlazioni che vengono definite viscero-somatiche o somato-viscerali. Forte dell'anatomia è quello di riuscire a farci capire come sono integrati e correlati i vari distretti anatomici. Quindi se io ho un'induzione vertebrale, quindi su due vertebre, dalle quali nasce un recettore neurologico, un recettore nervoso, sensitivo e motorio, io a cascata vado a dare un'induzione, una liberazione a quelle che sono le strutture che vengono governate da questo recettore. I tessuti che avvolgono questa zona, vene e arterie che vanno ad irrorare questa zona, più il sistema linfatico, che è quello di, tra virgolette, drenaggio delle scorie. Quindi una tecnica fatta in un punto del genere
anatomicamente, se ci studiassimo dove va a governare a livello neurologico, a livello arterioso, io so già che zona sto trattando. Quindi tante volte osserviamo quello che è una simmetria vertebrale causata da un problema che arriva non dalla vertebra stessa, ma magari da un appoggio malfatto piuttosto che un problema di natura viscerale. Quindi si può, poi vi insegnerò tecniche che potete fare anche voi a casa senza grossi problemi, di mobilizzazione, banalmente per mantenere lo stato di libertà. Un esempio, basta chiedere al proprietario l'arto dominante proprio, cioè, scusate, se abbiamo un fantino che è mancino piuttosto che destrimane, incondizionatamente lui avrà una maggior forza, una maggior trazione dall'arto dominante. Quindi è un gioco che faccio con i miei allievi di cercare di indovinare quale è la mano dominante di chi lo lavora, di chi lo monta, perché sicuramente avrò tensioni maggiori da un lato piuttosto che dall'altro, su cavalli soprattutto da lavoro, cavalli che vengono utilizzati spesso. Dopo aver indotto quella che è una parte di mobilizzazione, andiamo ad individuare quello che è la restrizione, ipotizzando, anche perché è così, una zona del genere va rivalutata visivamente, perché se si può notare, di qui io ho quella che è una sporgenza maggiore rispetto al controlaterale. Se foste qua vicini vedrete proprio, adesso dalla telecamera è difficile, ma c'è proprio una simmetria netta alla sua sinistra piuttosto che alla destra. Quindi questo è già un punto target di restrizione, di riduzione delle mobilità che possiamo trovare in qualunque cavallo, in qualunque animale che abbiamo anche in casa, dal cane, il gatto, il cavallo, ho trattato dell'iguana, quindi ogni animale ha la sua. E cerchiamo banalmente di andare a mobilizzare dal lato della lateralità, quindi dal lato limitato, perché se noi chiudiamo creiamo un effetto cuneo e a livello tissutale si ha un rilasciamento, quindi vieni di qua per piacere. Una riduzione delle tensioni. Tutte le tecniche non devono mai essere fatte in modo violento, ma sempre seguendo quello che è l'accettazione da parte dell'animale, perché l'integrazione osteopatica è quella soprattutto a livello comportamentale, a livello etologico, di relazionarci per un benessere dell'animale, quindi non deve essere un'imposizione. Queste sono definite tecniche riarticolatorie, si esegue, si segue quello che lui ci permette di fare. Quando arriviamo alla fine, crack, si dà un'induzione per la manipolazione. In questo caso ho fatto semplicemente vedere qual è il movimento, perché non avendo eseguito una manovra o comunque un'analisi dettagliata, è inutile far scrocchiare, come si dice normalmente, come sento, un cavallo, perché non ha valenza a livello anatomico, a livello scientifico. Sono tecniche che possono durare anche diversi minuti, eh? Quando una tecnica riesce, il cavallo generalmente tende a masticare, cioè c'è una reazione a livello orto parasimpatica, quindi crea un adattamento di questo tipo. Un segnale di buona riuscita è proprio il fatto di vedere l'animale che mastica. Seguito ad ogni tecnica ci deve essere sempre quello che è una mobilizzazione di tutto, dell'animale in toto, quindi farlo girare. Thank you.
Vieni. A cascata, dopo aver manipolato, comunque valutato quello che è una vertebra e deciso di effettuare determinate tecniche, scendiamo sulla regione sull'anteriore. Quindi chiediamo al cavallo di flettere l'arto. Possiamo banalmente posizionarci in questo modo, in modo tale da avere quello che è un controllo stabile e soprattutto quello che è una comodità da parte dell'operatore, che alla base di tutto è lavorare comodi. Quindi si possono utilizzare delle tecniche di immobilizzazione. Anche queste banalmente possono essere fatte a casa. O avete le mani osteopatiche o è meglio l'utilizzo di guanti, altrimenti è facile crearsi abrasioni. Possiamo eseguire delle rotazioni. Possiamo eseguire delle flessioni e delle estensioni. Qui noto che in flesso estensione lui ha quasi piacere, nelle rotazioni mi crea delle contrazioni perché probabilmente c'è una limitazione e quindi è doloroso. Quindi si insiste su quelle che sono le parti in restrizione, come dicevo prima. Tutto quello che è in movimento può essere valutato e quindi testato. Ad ogni articolazione corrisponde un movimento attorno ad un asse su un piano e quindi possiamo andare a valutare la qualità del movimento. Questi sono lavori di stretching o comunque lavori che vengono effettuati comunemente. Quello che non bisogna mai fare è portare l'arto in abduzione, cioè fuori da una linea mediana, perché bisogna sempre rimanere secondo un asse di lavoro. Se lui se lo lascia fare, benissimo. Se lui forziamo, se noi forziamo il lavoro, non creiamo quello che è un effetto benefico per lui. Quindi lavorare sempre in sicurezza, quindi avere una via di fuga, perché nel caso in cui dovesse avere delle reazioni non propriamente benefiche, noi possiamo spostarci. Quando si sente il tac, come in questo caso, la tecnica fondamentalmente è riuscita. In una situazione del genere la discriminante fondamentale lo fa la valutazione per definire se è discendente o ascendente, cioè se è dall'alto che va verso il basso o dal basso che va verso l'alto, quindi se questo status è condizionato da quello. Quindi prima si tratta in basso e andiamo a valutare quello che è poi ancora la nostra mobilità. Allora, proseguiamo in quello che è una sorta di dimostrazione, di indagine che possiamo benissimo autofarci a casa. Adesso abbiamo fatto girare il cavallo volutamente per evitare di concentrarci su zone particolari e dargli fastidio, in quanto è espressamente una dimostrazione, quindi una divulgazione. Portandolo da questa parte, noi abbiamo valutato questa parte vertebrale e l'arto superiore ad essa correlata. Quindi se io ho discriminato che la disfunzione era ascendente, vado a valutare la disfunzione vertebrale testandola, tratto la parte distale e ritesto, quindi testare, trattare, ritestare. Se questa disfunzione o la mobilità è riguadagnata, vuol dire che la situazione
stata valutata nel modo corretto e quindi il problema dal basso va verso l'alto. Viceversa, un problema ad un anteriore, magari manipolando la vertebra, scompare il problema alla periferia perché quindi viene governata dalla parte appunto vertebrale per le correlazioni neurologiche che vi dicevo prima. Passando posteriormente incontriamo quella che è una regione toracica o dorsale. Quindi abbiamo una serie di vertebre alle quali sono articolate delle coste, quindi la parte costale si articola anteriormente alla vertebra e si chiude al davanti con delle sternovertebre, comunque con una situazione di formazione di una gabbia. La differenza basilare tra l'anteriore, la lombare, quindi cervicale, lombare e dorsale, è che queste vertebre sono molto più fisse e bloccate, vincolate da questa articolazione costo-vertebrale rispetto a cervicale e lombare, che non, dove non le presentano. In più, a livello biomeccanico, il cavallo, a differenza di tanti altri animali, ha il fantino sulla propria schiena, quindi abbiamo un'elevazione del baricentro ed un carico a livello dall'alto verso il basso, superiore a quello della forza di gravità, dato dal peso del fantino. In uno schema motorio, in uno schema vertebrale, noi abbiamo delle vertebre che vengono vengono create in natura per sopportare tramite un legamento longitudinale anteriore bene un carico, ma probabilmente non sono state progettate per sopportare il peso di un uomo. Quindi questo crea già di per sé una dinamica di lavoro falsata e quindi può essere genesi o origine di problemi. Quello che basta semplicemente per dare agio ad una situazione di normalità, perché l'osteopatia deve essere utilizzata per mantenere uno stato di benessere, quindi lavorare in fisiologia e non in patologia, è quello semplicemente di individuare determinate zone più dense, quindi il concetto di densità, e tendenzialmente dove c'è la seduta, quindi dove c'è la sella, e con una presa pentadigitale si va a stimolare proprio la zona di densità. Ci vuole forza, ma non dobbiamo essere puntiformi per dar fastidio quindi all'animale, ma dobbiamo avere una superficie abbastanza ampia. Quando vediamo che il cavallo si muove, cerchiamo di seguirlo, ovviamente. Fortunatamente, a differenza dell'uomo, l'animale non può parlare, per fortuna per lui, e soprattutto si può lamentare. Quindi noi dobbiamo intendere determinati comportamenti come un lamento oppure una situazione di piacere. Individuata una zona particolarmente densa, sappiamo che abbiamo uno svolgimento costale, quindi da qui noi andiamo a dare una stimolazione ortosimpatica a questa zona. Si utilizzano attrezzi o degli attrezzi in alluminio sferici fatti per non creare abrasioni o dolore, o basta semplicemente un oggetto arrotondato. Si va proprio a seguire quello che è un discorso anatomico. E questo crea un'induzione ortosimpatica perché ci sono delle catene gangliari ortosimpatiche a livello della regione dorsale o toracica, e questo dà proprio uno schema induttivo a livello dorsale. Seguendo in dinamica, noi abbiamo valutato ad esempio una restrizione in questo tratto o una chiusura, e tutto questo ci porta a valutare quelle che sono delle densità anomale a livello dei vicheri. I visceri del cavallo hanno un volume ed una densità tale per cui non c'è una precisione come potrebbe essere in osteopatia umana, ma semplicemente dei pompage piuttosto che dei trattamenti sulle zone dense, creando vibrazioni o andando in direzione della nostra vertebra. E creano stati di riduzione delle densità e quindi di benessere. La riuscita è sempre il cavallo che mastica oppure dei gorgoglii particolari che sentiamo a livello uditivo proprio all'interno. Quindi in uno stato di riuscita della tecnica, anche qui occorrono minuti,
si crea quello che è una liberazione di quelli che sono i liquidi, i fluidi, magari in stasi, e la situazione viene avvertita da un rumore o comunque dalla masticazione, oppure da dei rumori del posteriore. Zona lombare. La zona lombare è governata fondamentalmente dagli arti posteriori, i quali sono il motore, quindi la spinta del cavallo. Dove l'anteriore è un sostegno, il posteriore è una spinta, quindi ci deve essere correlazione motoria tra posteriore e anteriore, e quindi una limitazione di uno o dell'altro crea riduzione di quelli che sono gli svolgimenti della mobilità rispetto a chi deve associare il movimento. La prima cosa da fare, potete farla anche voi, è valutare se c'è una ipomobilità della coda, cioè portiamoci da un lato o dall'altro e notiamo ad esempio in questo caso che verso la sua sinistra ho una restrizione forte di mobilità, verso la destra va molto bene. Quindi si utilizza, molto semplice per chiunque, impugniamo la coda e creiamo delle mobilizzazioni. Chi conosce la tecnica, l'anatomia, con le dita può andare a lavorare su un singolo distretto, ma già la mobilizzazione globale o indurre quelli che sono forzature, non è la parola corretta, ma forzature delicate in senso della restrizione, danno libertà a quella che è l'articolazione sacro-coccigia, quindi già di per sé il filum terminale, la zona dove l'osso sacro su S2 ha il fulcro di rotazione, qui più in alto, ma che soprattutto dove arriva ad ancorarsi ancora il midollo spinale. Il midollo spinale ha una particolarità, è molto ancorato nella regione occipitale, quindi nella regione alta, perde questa aderenza lungo tutto il tratto e si riancora nella regione sacrale, quindi abbiamo ancoraggio e una libertà di struttura. Dove questa libertà di struttura c'è? C'è una membrana a tensione reciproca che è la dura madre, che è inestensibile, quindi noi abbiamo un'inestensibilità di struttura che se viene vincolata si può creare comunque una lesione a livello periferico. Dopo averlo manipolato, comunque mobilizzato, una tecnica di base è decoattare la coda, andare a barriera e dare l'induzione. Il crack che sentite è nient'altro che la manovra di manipolazione vertebrale o manipolazione ossea, quindi la decoattazione della struttura. Idem sulla regione lombare, comunque vertebrale, valutare zone di estrema densità rispetto a zone di ipodensità con una semplice stimolazione mi fa capire l'entità del problema. Sul posteriore possiamo eseguire la medesima tecnica dell'anteriore, quindi immobilizzazione in anteposizione o retroposizione, con l'accortezza di evitare di appoggiarci l'arto del cavallo posteriore, perché ha una forza molto maggiore dell'anteriore e potrebbe buttarci per terra. Quindi ci sono tecniche o prese diverse. Da qui possiamo testare la mobilità, ci possiamo aiutare anche con la coda. Questa è semplicemente una zona mobilizzata, quindi anche a casa possiamo utilizzare questa tecnica per dare agio. Ad esempio, se abbiamo una posteriorità nella sua sinistra, possiamo dare agio mobilizzando in posteriorità la destra, in anteriorità. Vai!
un'altra, chiamiamola branca osteopatica, che è diventata famosa ultimamente, soprattutto in umana, è la parte della tecnica cranio-sacrale. Io insegno insieme ai miei colleghi a Roma e la difficoltà nel poter portare questo tipo di tecnica dall'umano all'animale è molto, molto sentita, in quanto è una tecnica molto efficace, ma su una struttura come un animale che difficilmente sta fermo, piuttosto che non ci consente determinati ascolti perché sono di lunga durata, abbiamo cercato di codificare quelli che erano i principi, il succo, e l'abbiamo portato su quelli che sono i punti cranici, ovviamente in anatomia comparata, e abbiamo diviso diverse tecniche. Ovviamente fanno parte del bagaglio di un operatore, a casa è difficile, però per conoscenza e per cultura l'ambito, la sfera craniale si collega con quella sacrale tramite quello che dicevo, la dura madre cranica, l'aracnoide, la pia madre, e quindi c'è un'articolazione che osteopaticamente chiamiamo occipito sacrale, perché dalla parte anteriore del cranio, quindi da un osso all'interno del cranio, parte la falce cerebrale che arriva fino all'osso sacro. Quindi noi, inducendo determinate condizioni, determinate trazioni sull'anteriore, riusciamo ad arrivare fino al posteriore, creando quelle riduzioni di mobilità e creando dei passaggi lungo tutto il corpo. Una tecnica che viene usata, e potete spenderla anche a casa vostra, è una tecnica sui suboccipitali, che è una regione posteriore . Quindi è una manovra particolarmente piacevole, che mi va in direzione dei forami giugulari, da cui drena circa il 95% del sangue venoso cranico, e già di per sé mi crea una liberazione, quindi un drenaggio all'interno del cranio. Soprattutto nel cane, avrete cani che verranno a cercarvi per farsi fare queste tecniche. Chi ha cavalli lo sa, uno dei punti difficilmente da maneggiare sono le orecchie, perché vedo e ci sono situazioni talmente particolari dove chi deve addestrare in modo cruento picchia sulle orecchie o comunque tende a torcerle. Questo bisognerebbe farlo a loro, però cavalli che arrivano da altre situazioni difficilmente hanno piacere farsi toccare queste zone, perché è sempre associato, avendo una memoria associativa, a una situazione di dolore. Però il vostro cavallo, quindi se gli volete bene, difficilmente avrà paura, ma andremo proprio a manipolare, ma lavorare su questa regione in modo delicato. Ci sono tecniche appunto approcciando le orecchie a chi se lo fa fare, tecniche posteriori rispetto a quello che è gonio, quindi l'angolo mandibolare, e ci sono zone di trattamento proprio per la trazione di quelle che sono le parti membranose fino ad arrivare all'osso sacro. Quindi tutta un'induzione alla riduzione di mobilità dalle diverse zone creano in modo particolare benessere e beneficio, senza entrare in quello che è una manovra cruenta come può essere una manipolazione. Perché anche la manipolazione, per sfatare un mito, non è che più sentiamo crack e più abbiamo fatto del bene. Che è basilare la valutazione, perché tante volte basta manipolare una vertebra piuttosto che 20, perché quella è quella che crea il processo induttivo della disfunzione. Quindi partire dall'alto e arrivare fino in fondo e manipolare 10 metameri vertebrali non ha fondamentalmente significato. Sono manovre molto delicate, quindi fatte in modo cruento, fatte in modo, diciamo, casuale, creano degli adattamenti che sono non benefici, ma creano dei compensi che a volte sono peggiori di quando noi abbiamo incominciato a valutare il cavallo. Dopo aver fatto un'induzione, quindi una valutazione fasciale, una valutazione viscerale, tutta la parte strutturale, induciamo poi quelli che sono, assieme al veterinario, le parti alimentari, quindi una buona alimentazione, una corretta alimentazione dal professionista di turno, quindi di competenza, ci aiuta ad avere quello che è un benessere, un beneficio, ma che soprattutto fa del cavallo, del cane, un animale felice, il movimento. Perché se noi liberiamo delle articolazioni per liberare, quindi guadagnare movimento, e poi lo si tiene chiuso per 25 ore al giorno, tutto questo è inutile. Quindi
conta molto di più una mobilizzazione quotidiana, quindi far lavorare il cavallo o il cane tutti i giorni, piuttosto del miglior osteopata del mondo, che non sono sicuramente io. Quindi ci sono stati di mantenimento di un benessere, di un beneficio. Altra parola che voglio spendere, soprattutto, anzi solo nel cavallo, è come vengono pareggiati o comunque come vengono lavorati a livello con il maniscalco, perché i quattro appoggi, i quattro punti, biomeccanicamente parlando, sono quelli che danno le afferenze a tutta la struttura. Quindi si può eseguire, ipotizzando, il miglior trattamento osteopatico possibile, ma se alla fonte io ho delle induzioni, quindi degli appoggi che sono falsati, quindi mi creano delle induzioni da un punto di vista podalico verso l'alto, che sono discriminanti e quindi hanno dei compensi, è inutile lavorare finché non c'è uno stato di, diciamo, quando, finché non sono pareggiati nel migliore dei modi. Ho la fortuna di dialogare, di confrontarmi spesso con professionisti, quindi c'è chi preferisce il cavallo scalzo, chi preferisce quello ferrato, hanno tutti ragione, che fa la differenza è non essere talebani culturali, quindi ad ogni condizione ci deve essere una situazione particolare. Quindi se un cavallo ha la possibilità di vivere scalzo avrà giovamento a stare scalzo, viceversa ci sono situazioni in cui non puoi permetterti di tenerlo scalzo, quindi rilascio probabilmente la parola a chi è del settore, che può dare sicuramente più informazioni, ma per capire che vi serva, se è un cavallo, un animale sano, ci deve essere una mobilizzazione di tutta la struttura, una simmetria della struttura, l'omogeneità nello svolgimento del movimento, non avere zone dense, esserci una situazione di globalità dinamica, quindi un animale che non si muove già di per sé è segno che qualcosa non funziona, e soprattutto quelli che sono gli appoggi. Idem col cane, se io ho un cane che ha sopra di sé, sotto di sé, mancino, cagnolo, quindi ci sono diverse classificazioni, tutto questo a livello schematico anatomico mi potrà dare delle induzioni verso l'alto che mi indicano dov'è il problema. Quindi che fa tutto è voler bene il proprio animale, farlo lavorare. Se poi ci fossero dei problemi particolari, ogni problema ha il suo professionista, quindi si parte dal veterinario e poi a cascata tutti vi possono dare una mano. Ma spero che queste piccole informazioni vi possano aver aiutato a capire già se il vostro animale sta bene e come fare per dargli un aiuto in più. Grazie. Bentornati qui in studio con noi per l'ultima parte di Cani e Gatti. Vi ricordo che stavamo parlando di West Highland White Terrier insieme a un'allevatrice e al Rescue. Allora, per quanto riguarda Laura il Rescue, parliamo un attimo dell'adozione, perché è un punto molto importante e fondamentale, nel senso che quando ci candidiamo per un cane, spesso ci arrabbiamo perché quel determinato cane non ci viene dato, ma non è fatto per cattiveria o perché noi non siamo idonei a quel cane, anzi no, perché noi non siamo idonei a quel cane, e tu ti occupi proprio di trovare una giusta famiglia per lo stesso cagnolino. Sì, è importante il matching tra i cani che cercano casa e i potenziali adottanti. Noi selezioniamo le famiglie dei potenziali adottanti con una conoscenza telefonica, con la compilazione di un questionario. Poi inviamo una delle nostre volontarie in visita preaffido, per cui per verificare dove il cane verrà inserito, la casa, la famiglia, conoscere tutti i membri della famiglia e le loro abitudini quotidiane. Dopodiché saremo noi a decidere
qual è il cane che per le proprie specifiche esigenze può essere affidato a quella famiglia. L'adozione non può essere una pretesa, ma deve essere un gesto d'amore, e le esigenze che vanno a prevalere sono unicamente quelle del cane, che arriva già da una situazione che può derivare da una situazione non idonea, in una famiglia non idonea, ma anche delle situazioni drammatiche, e quindi le esigenze sono specifiche e la famiglia dovrà essere selezionata in questo modo. Ecco, contattare un rescue non significa prendere un cane di razza gratis, soprattutto voi principalmente vi occupate di cani giovani / adulti. Sì, spesso ci chiedono dei cuccioli, in realtà raramente abbiamo dei cuccioli, ma più che altro abbiamo cani adulti in difficoltà. L'adozione non va comunque intesa come una facile alternativa all'acquisto, come non va intesa come una sostituzione di un cane che magari purtroppo è mancato, perché lo scopo dell'adozione non è dare un cane di razza gratis, piuttosto che un cane a chi un West Highland non può permettersi di comprarlo, ma è di aiutare quel West Highland in difficoltà, per cui si parte sempre dal cane. Sì, una lieve differenza però, assolutamente. Esatto, sì. Esatto, se invece l'appassionato della razza vuole un cucciolo, noi consigliamo sempre di rivolgersi ad allevamenti seri e qualificati, come la nostra Maria Giulia, che è un'allevatrice, ma amante della razza, e tant'è che si preoccupa anche dei West Highland che invece sono in difficoltà, ed è nostra associata sostenitrice. Esatto. Complimenti. Grazie. Ecco, spesso ti capitano, Laura, Westi con determinate patologie. Qua mi lego proprio a Maria Giulia, sì, per capire i principali problemi di salute che possono avere i Westi. Ma dunque, parlando di problemi di salute, diciamo che il più eclatante è ovviamente il discorso delle dermatiti, quindi problemi a livello cutaneo, che se andiamo a scavare negli anni che furono possiamo trovare secondo me una motivazione. Consideriamo che il West Highland era originariamente un cane nero, quindi con accoppiamenti ovviamente secondo me fatti un po' in maniera sbagliata siamo arrivati ad ottenere questo cane bianco, candido e quant'altro, e ovviamente tutto ciò ha portato a dei problemi a livello appunto di cute. I problemi a livello di cute possono essere ovviamente di due generi, ovviamente si parla di un discorso genetico, quindi è un fattore che viene tramandato dai genitori, dai nonni e quant'altro, quindi una linea di sangue non pulita da quel punto di vista. Altrimenti si può parlare semplicemente di allergie, cioè le allergie sono quelle che possiamo avere anche noi umani, quindi comunque è una razza un po' delicata da quel punto di vista, e possono esserci magari allergie di tipo alimentare, quindi possono tollerare non molto bene il discorso magari del pollo per esempio, ma magari possono tollerare molto bene il discorso del pesce ricco di omega 3, che comunque fa molto bene per un discorso proprio di cute. E le allergie possono essere invece anche ambientali. Ecco, ovviamente come può essere la nostra febbre da fieno, ecco. Quindi ovviamente è una razza che come patologia principale ha questo, e il discorso della dermatite si può riscontrare subito in un discorso magari di zampe, perché comunque da cosa può derivare poi la dermatite? Può essere anche un discorso di micete, di funghi che ci possono essere nell'ambiente, quindi i cani vanno in giro anche scalzi, quindi certo, magari nelle pozzanghere e quant'altro, solitamente il ristagno dei liquidi porta ad accentivare, come poi le nostre verruche, se vogliamo fare un paragone. Ma un cane ben selezionato non deve presentare questo tipo di patologie, o potrebbe capitare? Saremmo fortunati, se io dicessi di no, saremmo tutti quanti molto fortunati, ecco. Nel senso che uno può fare ovviamente la selezione migliore del mondo, non dico di fare la selezione migliore del mondo, però ci sto magari provando, ecco. Però non metto in dubbio che ho la fortuna di avere 16 West Highland sani, però non posso escludere il fatto che mi possa capitare un domani un cucciolo con dei problemi, ecco, questo non si può escludere, perché ovviamente questo qui è un discorso anche di destino, di fatto. Sicuramente si può prevenire con una buona alimentazione. Buona alimentazione, un discorso appunto appena si vede il problema agire, quindi non lasciar passare del tempo. Se io magari ho un cagnino che gli è venuto un problema alle orecchie, un'otite, da malassezza e quant'altro, perché lasciare lì il problema? Agire subito. Io quello che ho visto, al minimo problema, se una persona interviene
avviene nell'immediato, vedo che sono problemi tutti quanti risolvibili. Assolutamente sì. Intanto vorrei commentare insieme a te, Laura, sono passate alcune foto di Westy che avete recuperato in condizioni veramente terribili e con tanta pazienza, tanto amore, sicuramente tante cure. Sì. Siete riusciti a risolvere. Sì, abbiamo visto già, ecco lei, esatto, Janis. Sì, è una delle westine che abbiamo salvato alla fine del 2015, e quindi poco tempo fa, e è una rinuncia padronale, per questo dicevo prima di far arrivare i cani a certi stadi, piuttosto contattateci prima, tanto esatto. Noi ritiriamo Westy di qualsiasi età e in qualsiasi condizione di salute. Immagino anche senza fare troppi problemi. No, 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 non c'è problema, e l'importante è non abbandonarli in una strada, piuttosto che non lasciarli in un canile. Ecco, ma lasciarli al rescue si lasciano gratuitamente, perché magari sì. Qualcuno potrebbe avere il problema di dire magari devo lasciarglielo pagando. Assolutamente, gratuitamente. Sì, 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 le donazioni sono sempre gradite, per carità, ma non c'è assolutamente alcun obbligo. Noi ritiriamo il cane, viene ceduto quindi all'associazione e provvediamo a tutte le cure per quanto riguarda sia lo stallo che le terapie. Terapie come in questo caso per Janis, poverina, sono state molto impegnative, prevedono dalle spugnature all'antibiotico, piuttosto che c'erano anche problemi con gli occhietti, per certo. Cui ci avvaliamo anche di specialisti, e quindi l'abbiamo portata dall'oftalmologo, e hanno tutte le possibilità per rifiorire, come poi è stato anche per la piccola Janis. Ecco, tra l'altro il rescue è una grande famiglia. Avete proprio dei raduni dove vi trovate sì, e sì. Condividete delle giornate il con i vostri Westy. Il raduno è un momento molto allegro in cui fa piacere rivedersi sia tra associati, ma sono aperti a tutti coloro che ci vogliono conoscere, e è anche un'occasione per rivedere i cani che man mano abbiamo fatto adottare nel tempo, con i quali comunque rimaniamo sempre in contatto anche per il post affido. Il prossimo raduno tra l'altro è a Padenghe sul Garda il prossimo 16-17 aprile e sarà una bella festa. Perfetto, quindi non mancate per tutti gli appassionati di Westy e sicuramente anche chiunque volesse avvicinarsi e conoscere la razza. Molto penso volentieri. Che sia una buona occasione anche confrontarsi con le famiglie che hanno adottato. Esatto, per passare una giornata in allegria organizziamo passeggiate, tombolate, anche per reperire i fondi per l'associazione che ha sempre tante spese. L'anno scorso in un anno abbiamo recuperato e ha trovato famiglie a ben 30 Westy. Caspita, complimenti. Grazie. C'è un altro progetto di cui ci volevi parlare, che è l'Angelo Custode. Sì, è un nostro progetto a cui tengo molto, perché spesso recuperiamo dei Westy che sono rimasti orfani dalla loro mamma o dal loro papà umani. E queste situazioni sono molto tristi, ma sappiamo che ci sono anche tante persone sole che non sanno a chi certo. Lasciare in caso di anche soltanto impossibilità a prendersi cura del cane, quindi una persona che si ammala, piuttosto che si arriva anche al caso, come è già successo, di decesso. E quindi abbiamo preparato un modulo che va allegato al modulo associativo, per cui una persona si associa e ha la possibilità di, nei casi previsti appunto dal modulo, affidarci il cane nel caso certo. Di difficoltà. Quindi il cane non finisce in canile, non finisce gestito malamente magari da persone che non hanno esperienza in queste cose, ma sarà l'associazione a prendere sotto la sua ala d'Angelo Custode il Westy in difficoltà e provvedere a tutto il necessario per trovargli una famiglia e continuare la sua vita in serenità. È un bellissimo progetto, magari può essere anche d'esempio per tante altre associazioni o rescue, perché purtroppo se ne vedono tantissimi di casi di cani o gatti che purtroppo vengono abbandonati in gattile perché nessuno della famiglia o comunque magari si parla di persone sole e non possono più gestire l'animale. E purtroppo veramente sono storie davvero tristissime.
Tristissime, e questo progetto penso che possa essere fondamentale d'aiuto. Sì, penso che possa rassicurare tutte quelle persone assolutamente sì. Sole che tengono tantissimo al proprio cagnolino. Ecco, in conclusione, dato che ci mancano ancora alcuni minuti, insieme a Maria Giulia vorrei spiegare di nuovo, è un punto che... è un chiodo che battiamo spesso. Quando andiamo in un allevamento, sicuramente abbiamo capito che fondamentale è il pedigree, la richiesta, siamo noi che dobbiamo chiederlo, fare delle domande all'allevatore, ma quali sono le condizioni? Dobbiamo trovare in allevamento il papà e la mamma del cucciolo, ad esempio, è importante? Allora, cosa dobbiamo guardare, cosa dobbiamo chiedere? Certo, assolutamente per il discorso appunto di un incontro preliminare, per conoscersi è ovviamente importante, perché io come le persone hanno piacere di vedere magari i miei cani come vivono, io ho piacere di sapere dove il mio cucciolo certo. andrà a stare, è più che normale. Quindi il primo incontro, magari prima telefonico, perché molte persone magari mi chiamano anche da molto lontano, e poi ovviamente l'incontro faccia a faccia per fare delle chiacchiere e quant'altro. E il fatto di avere i genitori ovviamente è un ottimo punto di partenza. A volte può non capitare di avere entrambi i genitori in allevamento, solamente il padre può mancare, se nel caso in cui si è andati magari a fare un accoppiamento all'estero fuori, ecco, quello lì può essere il caso in cui entrambi i genitori non siano presenti, ma ovviamente penso che sia una scusa, insomma, più che giustificata. Certo. Dopo, a parte il discorso di fare delle chiacchiere, quindi informare il proprietario futuro dei tipi di trattamenti che il cucciolo ha subito, quindi parliamo di vaccinazioni, sveraminazioni, visite al veterinario che sono veramente diverse, perché comunque si farà una visita per sentire il cuore e gli occhi, quindi ci sono diversi, c'è proprio un iter, ecco, dalla nascita del cucciolo ad andare in avanti. E poi si arriverà al punto della consegna del cucciolo, quando arriverà la famiglia, e in quel momento lì solitamente un allevatore dovrebbe far firmare un contratto, ecco, che è un contratto di tutela sia per l'allevatore che per il proprietario futuro. Quindi in questo contratto, per esempio, sono inseriti alcuni punti, come ovviamente il proprietario futuro si impegna a mantenere il cane in condizioni sempre eccelse, e ad accudirlo e curarlo in futuro se ce ne sarà mai bisogno, e al tempo stesso l'allevatore ovviamente per questi tipi di problema si rende disponibile per aiuti, consigli e quant'altro. Quindi solitamente un pochino questo qui l'iter della consegna del cucciolo. Ecco Laura, i cani che voi date in adozione sono tutti sterilizzati? Sì, sono tutti sterilizzati. E onde evitare, cioè non sono comunque cani da adottare per poi fare delle cucciolate. Ecco, assolutamente, anche perché è la maggior parte tra l'altro delle nostre femmine che facciamo adottare sono fattrici a fine carriera, per cui hanno già dato a sufficienza, hanno già fatto cuccioli a sufficienza, non possiamo permetterci che anche in seguito soltanto a un errore, a un incidente, incorrano nel rischio di fare altre cucciolate. Inoltre è comunque una forma di tutela, perché il fatto di essere di razza ha i suoi pro e i suoi contro, e quindi in questo caso le cagnoline potrebbero essere sfruttate per produrre cucciolate a costo zero, e questo assolutamente. È assolutamente da evitare. Sì. Per concludere, qualcosa di simpatico, voglio qualche aneddoto sui Westy, chi sono questi, oltre ad essere stupendi, l'abbiamo già detto, ma sono anche super sono simpatici. Sono dei grandi cacciatori, non potete immaginare le buche che ho in giardino. Ecco, quindi preparatevi se avete un giardino. No, ma non ho delle buche, ho proprio delle fosse ormai. Ho proprio ma quindi questo pelo candido mi sa che è stato... Allora, questo qui è stato il bagno di ieri, giusto proprio per l'evento, però sono molto spartani, molto molto molto, gli piace molto scavare, andare alle cerca dei topini, io abito in campagna, topini di campagna, i ricci, le lucertoline, e gli piace tanto scavare per scoprire chissà che cosa, poi cosa ci sarà mai lì sotto, ma in maniera compulsiva a volte, quella è una cosa veramente buffissima. E poi una cosa molto simpatica è il fatto che appunto essendoci topini di campagna, giustamente in campagna, loro conoscono la parola topino. Io molto spesso, soprattutto loro magari un po' meno, loro due, però molti dei miei westini sanno la parola topino, dico, c'è il topino? Oddio! impazziscono veramente, è una cosa incredibile. Sì, sì. Sì. Sia dal giovane che anche a quell'anziano, ecco, ma anziano. Poi non reputo magari anziano un West di 12 anni, perché vedo veramente un West di 12 anni, sembra veramente ancora un ragazzino. Ecco, immagino che questo sia anche una...
una frase da sottolineare per far capire anche i Westie in adozione sulla decina, 12 anni, non sono Westie da scartare, sono Westie anziani. Anzi, io personalmente, per esempio, le mie, è brutto chiamare le fattrici, restano con me, non le do dopo in post, diciamo in affido dopo che hanno finito la carriera dei cuccioli, quindi ho anche diverse cagnine che hanno una certa età, no sono belle cariche ancora, quindi ne avranno ancora di strada da correre secondo ecco, me. Ecco, Westie e altri animali di casa, nel senso con i cani, con i gatti possono andare d'accordo? Dunque, con i gatti non ho esperienza personale, però ho esperienza di altre persone che hanno preso un westino da me e mi hanno raccontato delle cose positivissime, nel senso che è ovvio deve esserci un'introduzione del cucciolo in maniera molto molto graduale, perché poi se il gatto è adulto la mia più grande preoccupazione sono le unghie, che magari con un gesto così possono per nuocere, esatto, è normale. E ho visto delle foto incredibili del cucciolo di Westie che dorme con il gatto adulto, ma una cosa incredibile veramente. Quindi fattibile? È fattibile, sì. Secondo me bisogna andare coi piedi di piombo, fare le cose ovviamente un po' graduali, però per gradi, E con gli altri cani come sono? Nel senso, tra di loro riesci a tenerli tutti insieme? So che sono un po' competitivi, soprattutto... Ma dunque, io ho, come dicevo prima, ho 16 West Highland, di cui ho 5 maschi e 11 femmine. Posso dirvi che le mie femmine stanno tutte quante insieme, possono stare completamente tutte insieme in giardino senza problemi. I maschi... Alcuni sì, altri no, ecco, quindi dipende, un po' da, poi da carattere a carattere, perché io magari ho veramente dei Westie maschi che sono dei gran mammoni, pacciocconi, e ho degli altri, lui sembra buonino, ma lui è tosto. Ha un bel caratterino. Vero Toro? Dominante. Sì, è molto dominante, però per esempio io appunto ho, i miei genitori hanno 12 setter inglesi, tutti adulti comunque, è una bella convivenza, perché io non è che precludo il fatto di non tenerli mai insieme, anzi loro hanno i loro spazi liberi aperti e molto spesso stanno insieme tranquillamente, ecco, magari se so che c'è un cane che ha un carattere un po' più forte evito di metterlo con l'altro cane più forte, dopo lì è una questione di buon senso ovviamente, però sì, c'è una buona convivenza, ecco, secondo me. Laura, invece a te è capitato magari qualche Westie che avesse problemi caratteriali, nel senso non tanto con le persone che rimangono immagino sempre dolcissimi, quanto con cani dello stesso sesso. Quindi è capitato più volte che mi scrivessero delle persone e mi dicessero che il rescue non ha dato il cane perché loro hanno già un maschio e a tutti i costi non l'hanno voluto dare, ma il loro cane maschio è bravissimo e poteva andare d'accordo con l'altro maschio. In questi casi dovete un pochino arrendervi e riflettere, perché se il rescue vi dice di no, immagino ci sia una buona motivazione, sì, non sia solo un dispetto nei vostri confronti. No, dispetti non ce ne sono mai, ma a noi arrivano dei cani fondamentalmente già formati, che hanno già quindi un loro carattere con le loro simpatie e antipatie. Inoltre è molto delicato in tutti i casi introdurre un elemento nella casa di questo Westie buonissimo che mi descrivono, perché ad esempio se è buonissimo con tutti fuori di casa, ma capisce che un cane maschio magari anche lui è lì non come ospite ma per rimanere, a quel punto la storia cambia. Si possono scatenare delle tensioni che è bene non innescare, soprattutto per il cane adottato che viene sempre più disturbato in una situazione già per lui difficile, quando invece l'ambientamento va proprio destrutturato da tutti quegli elementi che possono causare stress ulteriore al cane, che deve invece capire che quella sarà la sua casa e rasserenarsi in quell'ambiente. Perfetto, io vi ringrazio davvero tantissimo, penso siamo giunti alla conclusione. Sì, sembra che abbiamo detto un pochino tutto. Laura, c'è qualcosa che vuoi aggiungere, oltre sicuramente alle donazioni che fanno sempre piacere e aiutano sicuramente la vostra associazione? Da quest'anno abbiamo creato il nostro sito, per cui vi aspettiamo su www.whvtrescueita.it. Perfetto. E abbiamo poi tre cagnolini in questo momento in cerca di casa, che sono Tweed di un anno, Trudy di 9 anni e Bubble, che però dobbiamo ancora un po' rimettere a puntino. Sì, è sotto terapia e spero comunque che rifiorirà come siamo riusciti a far rifiorire tanti westini. Se qualcuno invece volesse diventare una famiglia, come posso dire, stallante,
ristorante, si può candidare, come funziona? Sicuramente i requisiti sono gli stessi che richiediamo alle famiglie adottanti. Nel nostro sito comunque ci sono le varie mail per prendere contatto con noi e ci farà sicuramente piacere. Perfetto, ti ringrazio, ringrazio anche Maria Giulia, grazie. Vi faccio i complimenti ad entrambe e davvero anche per questa partecipazione che non è proprio così da dare per scontata. Noi ci vediamo la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.